Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In questa puntata ci ha aperto le porte della sua abitazione romana un regista amatissimo, Neri Parenti, 45 film, 20 film di quelli, come si dice, di Natale, ma non solo, che sono stati di grandissimi incassi. Hai lavorato con 200 attori, praticamente con tutti, molti con la maiuscola del nostro cinema, ma soprattutto, lo dico alle amiche e agli amici che ci seguono, chi non ha un ricordo legato ai film di Neri Parenti? Anche tu ti stai preparando al Natale, vedo un fantastico da albero. Da cosa l'hai intuito? Eh sì, da questo fantastico albero che è accanto a te. Noi ci incontriamo oggi con Neri Parenti perché hai appena scritto questo libro che si intitola Due palle di Natale. Devo dire, lo dico con molta molta ironia, perché questo racconta tutto il tuo lavoro. Lavoro in cui con grande simpatia, ironia e divertimento ne sono capitate un po' di tutti i colori, no? Allora cominciamo con una cosa, più avanti in questa puntata troveremo anche Diego Abbatantuono. Pure con Diego Abbatantuono hai lavorato, no? Sì, con Diego ho fatto Tifosi e Paparazzi. Diego ha sofferto perché lui era tifoso del Milan, invece ha dovuto fare un tifoso della Juventus, che si chiamava Zebrone, mi pare ricordare. Ehi, Carchiatello, che vuoi giocare? Da solo contro tutti? Sì? Il Pube d'Oro! Questo film c'era Maradona e qui te ne ha combinate un po'. Che ha fatto Maradona? Intanto ci ha tenuto in sospesi per mesi, se lo faceva, non lo faceva. Interpretava se stesso, naturalmente. Se lo faceva, non lo faceva. Tant'è vero che noi avevamo due sceneggiature. Una in cui c'era Maradona e una in cui si sentiva solo la voce di Maradona. E fino all'ultimo siamo rimasti. Poi finalmente ci ha detto di sì, però ha posto delle condizioni capestre, un pochino, cioè che tutto si doveva svolgere in una settimana, che lui non voleva avere degli orari precisi di lavoro, che non doveva giocare a pallone se non nella scena del teaser. Per cui noi avevamo due troupe, una che lavorava 12 ore, l'altra che lavorava le altre 12 ore, io avevo una camera dove dormivo tra un ciacco e l'altro, e lui si presentava a volte anche alle 2 di notte dicendo ecco pronto, giriamo. Tutti volevano palleggiare con lui, tu avevi anche tra i tuoi macchinisti, tra i tuoi collaboratori, chi è Ertazzina? Ertazzina era uno che non aveva un orecchio. E quindi avendo solo, essendo così, dicevano forse il Tazzina, forse. E quindi che cosa è successo? È successo che siccome anche lì avevamo pochissimo tempo e io sentivo la truppa e dicevo oh, mo' faccio due passaggi con Maradona, ho detto guardate il primo che prova solo a avvicinarsi alla palla, diciamo, Maradona, io caccio via. E tutti, io siamo professionisti, eccetera, eccetera. Poi mentre ci stavamo preparando per le riprese, Diego stava con la palla, stranamente gli è sfuggita la palla e ha cominciato a ruzzolare verso la troupe. Si sono tutti bloccati e a un certo punto Diego ha detto passami la pelota, passami! Che cosa mi manca? Io ho tutto, ho una stupenda casa a Recuo Canone, in fondino un telecomando a 99 canali, una figlia meravigliosa, meravigliosa, e una moglie fedele. Tu hai lavorato tantissimo con Paolo Villaggio, no? I primi due Fantozzi li aveva fatti, li aveva diretti Luciano Salce, e poi sei arrivato tu, no? E anche qui forse non lo dovevi fare, come che è successo? Era che Villaggio voleva fare il regista, solamente che si è accorto, e anche la produzione si è accorta che non era in grado, non era in grado non era perché era capace, ma perché per fare il regista... In più l'attore è complicato, c'è l'organizzazione, c'è da scrivere, c'è tante cose. E allora decisero di affiancarlo con un secondo regista e per diciamo, non creare tanti malumori anche in Paolo, scelsero me perché ero molto giovane, avevo 27 anni, 28 anni, avevo fatto già un film da regista, quindi era uno che evidentemente alla fine la cosa la portava in casa e in più era con grande entusiasmo di Villaggio perché disse che certo che mi conosceva, in effetti avevo fatto tanti film con Paolo come aiuto regista
e che era felicissimo di lavorare con me. Quando mi presentai a casa sua, lui disse: Neri Valenti, ma sei te? Io pensavo che era un altro. Però te l'ha fatto fare lo stesso. Però me l'ha fatto fare lo no, stesso. No, non solo, ma ne avete fatti poi 18, no? Se non sbaglio, diversissimi. Tra pompieri. Fantozzi, appunto, pompieri, ho vinto la lotteria di Capo da Fracche, non vi siete fatti mancare niente. Però io ho letto in questo tuo libro che alla fine vi siete sempre chiamati... Sì, Sorpa e Sornè. Magari vi davate pure del lei, no? Quello forse era troppo. Sul set. Sono fortunatissimo! Sembrerebbe anche da qualche episodio che tu racconti che fosse un po', mettiamola così, dispettoso. Che... Sì, Paolo è, oltre a essere intelligentissimo, come tutti gli intelligentissimi, sono tutti anche un po' cinici, naturalmente. E lui lo era. Oltretutto spiritosissimo anche, e quindi aveva questo piacere, diciamo, un po' nel vittimizzare in maniera buona, però naturalmente non facendogli del male, le persone che lo circondavano. Fammi qualche esempio. Ma non so, lui aveva un agente aveva collegato l'antifurto della sua casa con la casa dell'agente. E tutte le volte che entrava in casa faceva apposta suonare l'antifurto, in maniera tale che dopo 10 minuti la gente si presentava in pigiama con il cappotto sopra dicendo: signor Paolo, che è successo? Che è successo? Scoperto molti anni dopo che in realtà la gente il pigiama se lo metteva apposta. Ho un problema serio. E come posso aiutarvi? Generale, come va? Bravissimo, ho visto che anche ha messo la carta igienica. Questi sono gli anelli della fortuna e della sfortuna! Io non ci credo a queste capolatte! Veniamo ai film di Natale, no? Tu dici in questo libro i film di Natale sono un po' una spada di Damocle, ma perché? Beh, diciamo, la prima ragione della spada di Damocle è che hanno un'uscita inderogabile. A Natale? A Natale. E quindi magari cominci più tardi, hai un inconveniente durante le riprese, l'attore si sente male, cioè... Deve essere una macchina che non si deve fermare in nessuna maniera, e quindi per non farla fermare sei costretto a volte appunto a cercare di risolvere delle scocciature. Se siete stati sul Nilo, in India, a Miami, a New York, a Rio, in Africa, no. Cosa è stato più difficile? Gli animali dell'Africa, andare a New York mentre c'era l'11 settembre e non ci si poteva andare? Che Beh, cosa? Lì, diciamo, sì, chiaramente la cosa più eclatante è che dovevamo fare Natale a New York, eravamo all'aeroporto l'11 settembre per partire. Chiaramente non siamo partiti e il film non si è fatto, a New York si è fatto da tutt'altra parte. Ma forse la cosa più di due sono stati più complicati. L'India, perché è un paese veramente molto diverso dal nostro, come... e l'Africa, certo, aveva il problema che dovevamo girare tante scene con gli animali, e gli animali sono... C'avevano paura gli attori, com'era? Perché... No, è che siamo andati a girare, dovevamo girare in un lodge. Ne avevamo trovato uno che però aveva il difetto di essere wild. E quindi la notte in effetti si sentivano delle risse di babbuini, urla dei leoni, quando si andava a mangiare si andava accompagnati da gente con i fucili, quando tornavi in casa ti portavano col fucile anche lì, ti chiudevano dentro. Io non sono pauroso della realtà, però gli attori mi ricordo che c'erano Serena Autieri, Barbara Tabita e Tortora, Max Tortora, che ovviamente avevano camere separate, e invece si riunivano in una sola camera e tutta la notte, come nelle barzellette, stavano i turni di guardia. Pensa al giorno dopo, quando dovevamo girare, come erano freschi e riposati. Ti interrompo un momento perché adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e poi continuiamo a raccontare con Neri Parenti qui ad Effetto Notte. Preferisci un buchino all'orecchio o un buco a fronte? Beh, veramente così? Allora d'accordo, due Pershing, una a me e una a lui. Tu hai lavorato praticamente con tutti, però in questo libro ti soffermi su tre attori in particolare, appunto Paolo Villaggio, di cui ci hai detto, e poi Boldi e De Sica, che con te hanno fatto tantissimi film. Mi racconti una cosa che forse non sappiamo di loro, un ricordo che comunque vuoi condividere con noi? Io una cosa che mi ha colpito, e l'ho scritta anche nel libro, mi ricordo che quando giravamo Natale a Miami, era l'ultima, a un certo punto si è capito che era l'ultima inquadratura di Boldi e De Sica, che dopo quella
poi dopo la cosa è andata diversamente, ma insomma insieme non ce ne sarebbero state più. E allora si sentiva tutta la truppa, dicevamo facciamone un'altra, come se ci fosse la voglia di non farla finire questa cosa. E quando noi abbiamo detto stop, io anzi ho detto stop, e di solito nel film quando i due attori finiscono c'è sempre l'applauso, c'è la gente che si complimenta, si saluta, in realtà non è successo quasi niente, siamo rimasti tutti in attesa di vedere quello che sarebbe successo tra di loro, e loro si sono salutati con un cenno della testa e poi, come dicono il libro, come in Viale del Tramonto, si sono andati da due parti, proprio eravamo su un boulevard, uno da una parte del boulevard e uno da una parte dell'altra, è stata un'immagine commovente. Allora, adesso parliamo di donne, perché tu hai lavorato con tantissime donne bellissime. Io comincerei con una, Cindy Crawford, per Bodyguard. Cosa? Voi siete matti? Vi ho detto di tornare subito indietro! Au! Ma chi te credi di essere? Cindy Crawford? Io sono Cindy Crawford. Ah! Ma tu non l'hai riconosciuta all'inizio? Com'è andata? No, io non l'ho riconosciuta, perché io avevo questo appuntamento con Cindy Crawford in un albergo di Via Veneto e mi ero vestito da Cindy Crawford, proprio veramente elegantissimo, pronto, perché... pronto a sfoderare il mio inglese, eccetera, eccetera, e mentre aspettavo e guardavo c'era una signora dietro di me che mi dice sorry, mi chiedo scusa, adesso non ho tempo. Questa un po' dice sorry, non, mi lasci stare, non ho tempo. Era Cindy Crawford. Io non l'avevo riconosciuta perché io mi immaginavo di vedere arrivare la Cindy Crawford che conoscevo, che vedevo nelle, invece era struccata, più sfilate, semplice. Invece era vestita con un paio di jeans, con le scarpette, tutta spettinata, con la coda, due bambini in braccio. Però era bella lo stesso. Beh, hai lavorato con Belen, hai lavorato con Megan Gale, con Anna Falchi, con la Ferilli, con Aida Jespi, che insomma forse è un po' difficile scegliere, no? Insomma, tra tutto questo. No, vabbè, sono stato fortunato, però devo dire che loro, anche loro sono sempre state dipinte come delle oche che arrivavano lì, chissà quali motivi, poi invece alla fine si impegnavano e chiaramente l'abilità qual era? Certo non gli si poteva fare recitare l'Amleto, bisognava scrivergli delle scene con delle battute molto corte, di facile interpretazione, e quindi se loro le facevano tranquillamente. Hai lavorato però anche con Milena Vukotic, che ricordiamo moltissimo, tutti, moltissimo. Fantozzi, e non solo lì, no? Sì, beh, Milena adesso è un altro discorso, Milena è una grande attrice, sono una grande attrice di teatro, e tutto ancora, io ho appena finito di fare un film, credo che abbia passato gli 80 da un tempo, ma dava ancora le piste a tutti i colleghi più giovani. E cosa vorresti trovare sotto l'albero? C'è qualcosa che manca? Un cinema aperto. Certo, quanto ci manca. Allora, lo ricordiamo, Due palle di Natale, per sorridere con ironia, no? E anche con garbo, su un mondo di film sui quali ognuno di noi ha dei ricordi. Grazie. Grazie a te. A Neri Parenti, grazie per aver partecipato a Effetto Notte, e noi andiamo a incontrare adesso Diego Abbadantuono, che pensate un po', interpreta Babbo Natale. Buon appetito, eh? Grazie. Come fai a entrare nelle case in cui non ci sono i camini? Entro dalla finestra. Ma se sono chiuse? Allora le apro o con un grimaldello o con un piede di porco, oppure le faccio brillare, faccio esplodere così. Arrivate le teste di cuoio. Tu sei veramente Babbo Natale in questo film oppure no? No, io sono Babbo Natale nella vita. Ah, non, sì? Non in questo film. Sono Babbo Natale perché te ne accorgi poi dopo, crescendo, che sei Babbo Natale. Non è che uno nasce Babbo Natale. Quando sono nato pensavo di essere Gesù bambino. Non so chi c'era prima di me, non so chi verrà dopo di me, ma non credo dopo, perché duri tanto, quando arrivi duri tanti, proprio tanti, tanti. No, devo dire che come Babbo Natale sei assolutamente perfetto. Attento! Hai ammazzato Babbo Natale! Senta, vuole chiamare qualcuno? Non hanno il telefono. Ma chi? Gli elfi.
gli elfi. Proviamo a fare un test per vedere se rispondi un po' a tutte le regole di Babbo Natale, perché Babbo Natale ci ha lasciati cara slitta, ho sentito bene. Beh, c'ha tanti acciacchi, ha citato quella, ma si potrebbero citare tanti acciacchi, solo che non è bello, perché non è citato che ha un passato da atleta. Eccoci qui. Wow. E poi c'ha anche degli elfi, questo Babbo Natale, come si chiamano? Wooster e Alabaster sono i due miei più affezionati, poi ce ne ha migliaia, tutti uguali. E come si fa allora a riconoscerli se sono tutti uguali? Io li riconosco, quando gli altri no, per gli altri sono tutti uguali, per me sono diversi, hanno il carattere diverso, qualcuno è simpatico, qualcuno è brillante, qualcuno è spiritoso, qualcuno è buono, magari non ha senso dell'umorismo, ma sono tutte brave persone. Ma tu sei sempre stato vecchio. Io nasco vecchio, sono sempre così. Amore, gli diamo un po' di tregua, che dici? Lo lasciamo mangiare? Non mi dà nessun fastidio, signora. Veramente sono così carini, poi siete proprio una bella famiglia. Però la cosa interessante è quello che lui fa con questa famiglia, no? Perché sì. Comunque, no, tutto sommato lui agisce un po'. È Babbo Natale, ma è come se fosse un po' un nonno, no? Con questa famiglia. Beh, ma chi è più nonno di Babbo Natale? Io ho tre nipoti che pensano che sia Babbo Natale, ma sono sicure e convinte. Due femmine e uno che ancora deve arrivare, ma lui per adesso sa solo di essere milanista, però saprà anche di essere il nipote di Babbo Natale. Anche gli anni prima ero Babbo Natale. Anche prima. Ma loro non lo sapevano. Quest'anno, avendo fatto il film, sono dovuto purtroppo scoprire anche con loro. Scusate, devo prendere una pastiglia perché c'ho la pressione alta. Per me è il periodo più stressante dell'anno. Immagino. Regali, no? Allora, sarà una gioia per tutte le famiglie, per tante famiglie che potranno scoprirla, anche se certo i cinema sono chiusi e questo non ci fa piacere. Questo ci dispiace molto, però devo dire la verità, siccome noi stiamo aspettando che finisca quest'anno, il più bel regalo che vi faccio a tutti è proprio quello di far finire quest'anno, perché pensa se quest'anno non finiva. Dicevano che doveva essere fortunatissimo sto 2020. Doveva essere fortunatissimo, non lo è stato, però la fortuna è che io vi garantisco che lo faccio finire. Resta il fatto che dopo ci sarà il 2021 e bisogna però imparare molto da questo, dall'esperienza fatta. Bisogna capire che se anche una volta non si va a sciare, che se un anno non si va in discoteca, se un anno non si va sulla spiaggia a Calcati, insomma, voglio dire, bisogna far lavorare il cervello e Babbo Natale è qua per anche suggerire il percorso. Ci dà dei buoni consigli. Ma è il mio spazzolino quello? Pensavo fosse quello di sua moglie. No, non è di mia moglie, è mio. Poi cosa cambia, scusi? Cambia. Che Natale sarà comunque questo, secondo te, Diego? Babbo Natale di quest'anno è quello del film ed è quello che si può vedere da casa. Insomma, ovviamente non possiamo andare tutti insieme a gioire in un cinema, che è in genere la cosa più piacevole, soprattutto quando c'è un film dove si ride. Perché, torno a dire, un film drammatico magari lo puoi vedere anche da solo, non è che devi sentire l'emozione degli altri. È sempre più bello vederlo al cinema, però lo subisci meno. Invece il divertimento, la risata è contagiosa, è proprio bello ridere con le altre persone. E quest'anno ne abbiamo dovuto fare a meno. Cosa è successo a Bobbino? Lo salvo io. Di più! Di più! Papà. Dimmi. Sono incinta. Vorrei parlarne con Babbo Natale. Ne vuol parlare con Babbo Natale? Con Babbo Natale! Pensando a questo Natale che sarà, che cosa auguriamo, Diego? L'augurio è che finisca quest'anno, ovviamente, perché quest'anno, peggio di quest'anno, non penso ci sarà, non sarà possibile. E però di far tesoro di tutto quello che succede per quello che riguarda questo virus, ma per quello che riguarda tutto ciò che già sapevamo che non andava bene, perché sennò ci si dimentica del resto. Allora, un 2021, scusa, permettimi, eccezionale veramente, io lo dico male. Io lo dico male. Sono tanti anni che dico eccezionale, veramente. Deve essere così. Speriamo che sia così. Questo 2021. Ma sarà così, vedrete, sarà così. Arriverà un vaccino, saremo tutti felici. E se ce lo dice Babbo Natale ci possiamo credere. Essendo quello originale.
Ma lei è sposato? Sì, ho avuto una storia lunga. Ma chi è? La principessa dei ghiacci, una storia che è andata avanti quasi 240 anni. E allora grazie Diego Abate Antuono, tanti tanti auguri di Natale anche a te e tanti tanti auguri di un santo e sereno Natale a tutti voi. A nome della redazione di Effetto Notte e della produzione, noi ci fermiamo per qualche giorno, ci ritroviamo l'8 gennaio del 2021, sempre il venerdì, sempre in seconda serata e sempre su TV 2000. Vi aspetto.